Hai bisogno di crediti? Vai su VipCoins FIFA e con il codice coupon MALATI15 avrai 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Marco e dello staff di No Malati di Foot e sono qui oggi a portarvi la recensione di Hernanes in forma, centrocampista dell'Inter, che si è guadagnato questa carta con il gol segnato nell'ultima giornata di campionato. Questa carta presenta un 72 di velocità, 84 in tiro, 85 di passaggio, 87 in dribbling, 65 di difesa e 75 in fisico. Il suo worker sta medio-medio, ha 4 stelle skill e 5 stelle piede debole. Le statistiche che spiccano sono l'89 di controllo palla, il 91 nel long shot e il 90 in potenza tiro. Partiamo come al solito dalla velocità, 72 sulla carta diviso in un 69 d'accelerazione e 73 di velocità scatto. Diciamo che l'accelerazione è l'unico contro di questo giocatore perché il suo primo passo è abbastanza lento, però se si troverà in campo aperto non mi ha creato questi grandi problemi perché aiutato da questa forza fisica di 73, inoltre ha 82 di equilibrio che non lo farà cadere alle prime spallate. Passiamo al tiro di 85 diviso in un 85 di tiro a giro, ottimo sia per finalizzare ma anche quando sarete da fuori area sarà abbastanza pericoloso, anche perché Hernanes ha 5 stelle piede debole, utili sia per i tiri ma anche per i passaggi. Poi abbiamo un 78 di finalizzazione che per essere un centrocampista mi è piaciuto, infatti le occasioni che gli capiteranno non le sbaglierà, però di sicuro non sarà lui che dovrà finalizzare l'azione. Poi abbiamo il proprio grande di questo giocatore, il 91 in long shot, fa dei tiri fantastici da qualsiasi posizione, voi appena avete l'opportunità tirate, perché segnerà molto spesso dalla distanza. Aiutato dal 90 di potenza tiro, utile sia da dentro l'area ma anche da fuori area, vi cito anche l'87 di precisione punizioni, perché mi è sempre andato molto vicino a segnarle, più che altro ho avuto sempre delle punizioni abbastanza difficili oppure da posizioni abbastanza lontane, ma comunque Hernanes si tira delle ottime punizioni. Passiamo al passaggio di 85 con 80 di cross che sono buoni, 80 di passaggio lungo, 87 di passaggio corto e 87 di visione. I suoi passaggi sono buoni, i corti non ne sbaglia praticamente mai e anche i lunghi ne sbaglia raramente, aiutato dalle 5 stelle piede debole che vi permetterà di passare la palla con entrambi i piedi. Un altro pro di questo giocatore è il dribbling di 87, con 89 di controllo palla, la palla rimarrà sempre attaccata al piede, 87 di dribbling puro, 79 di agilità con 4 stelle skill. Quindi potete sia superare i giocatori usando le skill, ma anche il dribbling correndo a destra e sinistra mi è abbastanza piaciuto, diciamo. Apriamo una piccola parentesi sulla difesa di 65, con 69 di scivolata e 73 di contrasti. Io ve lo consiglio trequartista, ma può fare tranquillamente anche il CC perché la difesa è discreta, diciamo. Mi sono piaciuti in particolare i contrasti, riusciva a contrastare bene gli avversari, quindi diciamo che potete usarlo come CC, ma magari affiancategli un De Rossi che rimarrà un po' più indietro di lui. Bene ragazzi, riepiloghiamo un attimo pro e contro di questo giocatore, dove nei pro ho messo il tiro, il passaggio, il dribbling e le 5 stelle piede debole. Come contro l'accelerazione. Come voto finale gli do un 8 perché è veramente un ottimo trequartista, completo un po' in tutto, anche se vi ricordo che in Serie A ci sono delle alternative molto più economiche di lui, come Pogba, per citarvene uno. Quindi se volete farvi una squadra abbastanza costosa, con magari un paio di inform, ve lo consiglio. Invece se dovete fare una squadra intorno a lui, non ve lo consiglio più di molto. In conclusione vi ricordo di passare dalle altre recensioni, di iscrivervi al canale, lasciare un commento di cosa ne pensate di questo giocatore. Qui è tutto da Marche, bella!